Maria Franchini, dopo la pubblicazione nel 2014 del libro Napoli insolita e segreta, continua il binomio con Valerio Cevami Grimaldi e arriva Campania insolita e segreta. Sì, mentre Valerio si occupava moltissimo della seconda edizione di Napoli insolita e segreta che è uscita ad ottobre, ebbene io sono andata avanti con la campagna perché lui era troppo, non poteva fare tutte e due cose, e comunque lui ha messo il suo zampino come sempre in questo nuovo libro che... Diciamo, come ho detto prima durante la presentazione, era un libro nel quale non ci credeva nessuno, anche il distributore italiano ha ostacolato perché diceva la campagna non funzionerà mai. Invece trovo che tutti, questo lo dimostra, ma in tutti gli altri posti dove faccio 9 presentazioni e dappertutto c'è tanta gente, e per me questo è il vero regalo e la vera ricompensa. Come possiamo intuire dal titolo Campania insolita e segreta, l'idea principale è probabilmente quella di dare un'idea ai visitatori di quelli che sono i posti meno famosi e quindi più suggestivi. E appunto perché si parla, la Campania soffre di avere troppo, come Napoli del resto, per cui siccome c'è già troppo da visitare di molto noto, però molta gente torna, oppure c'è gente che ci vive magari per 2 mesi per lavoro, che va alla ricerca di nuovi posti da vedere e non si sa dove trovarli e dove cercarli, e ce ne sono. La Campania ha 14.000 km quadrati ed è la più ricca al mondo, io lo posso dire perché nel libro c'è scritto d'Italia, io dico al mondo, con una concentrazione enorme di opere d'arte sul suo territorio. E quindi ci sono siti, ci sono libri locali, anche volumi molto corposi sui vari monumenti, però non c'è una cosa snella, veloce, che qualsiasi persona possa prendere e poi andare a approfondire se richiede, perché gli articoli sono molto succinti, però devono mettere acquolina in bocca, devono svegliare la curiosità.